Hai stato tu a struggere stu cuore, si trasudi in derine stu grande, resta sempre abbracciato con me. Ed ora, signore e signori, a voi la sigla. La sigla. Ho detto la sigla? E se dico sigla, è sigla. Non so. Buonanotte, ma buonanotte noi diciamo sempre in senso positivo, notte attiva e noi speriamo anche abbastanza felice per tutti quelli che sono ancora svegli, sintonizzati sul canale 21. Benvenuti a Hai Capito Niente, ennesima puntata, sempre il solito, ormai consueto collegamento con la navicella russa in disarmo affittata del cane da chi vi parla, da Salvatore Carise, e praticamente ormai anche in coabitazione con una serie di amici e di amiche che ci vengono a trovare durante il nostro appuntamento. Questo è un programma essenzialmente di... Hai capito niente? Non vi chiedo, hai capito niente? Allora, è un programma essenzialmente di giochi, per quelli che l'hanno capito bene, per quelli che l'hanno capito col tempo lo capiranno, e di partecipazione, noi speriamo, sempre più ampia, sempre più larga, di chi ha la fortuna di prendere la linea. Attenzione, lo dico da adesso, poi più tardi lo sottolineeremo, avremo una parte dei nostri giochi dedicata agli amici che devono per mettersi in contatto con noi fare il prefisso telefonico. Quindi avremo uno spazio dedicato a chi ci chiama un pochino da più lontano, che giustamente ha protestato, in buon numero i nostri amici hanno protestato perché non riuscivano evidentemente ad intervenire. È chiaro che chi è più vicino, chi non deve fare il prefisso, ha più possibilità di prendere la linea. Si parla di giochi, quindi si parla di premi e quindi si parla di amici che, come è ovvio, arrivano a far vedere questi premi, a presentarli, e una presenza inquietante, anche perché momento. Si propone ormai, sempre momento, con momento, calma, con buonasera, calma, buonasera, buonasera. Benvenuta Linda Cammarota in tutto il suo splendore, oh, e in tutti i suoi premi. Sì. Che è stato? Che hai portato? Questo per chi vince. Sì. E un pisellino per te. Sei stata brava. Un pisellino. Tu, scusa Salvatore, che cosa hai detto l'altra volta? Hai detto, vengono qui queste persone, nessuno mi porta niente, una cosa da mangiare, una cosa da bere. Io ho trovato un pisellino e te l'ho pensato subito a ma te. Ma come sei stato bravo? Ecco qua, il pisellino lo metto qui sul tavolo. Sì. Pronto come per c'hai? L'uso? Perché dopo mi fai passare il pisello, a me piace molto. Ah, sì, bene. Allora, il regalo per chi partecipa ai giochi è... È una... È chiaro per chi lo vede. Sì, perché è una radio, registratore. Non è un registratore, offerta da Cilio Emilio, l'Isola del Risparmio, ricordiamo ancora una volta, in tutti i punti vendita ci sono prezzi eccezionali e sconti favolosi su elettrodomestici, TV Color, impianti Hi-Fi, car stereo. Ricordate, e lo sottolineiamo ancora una volta, che nell'Isola del Risparmio avrete la possibilità di trovare oltre 100 articoli a prezzi incredibili, con possibilità di rateizzare i pagamenti e avere addirittura anche finanziamenti senza interessi. E detto questo, signore e signori, farei comparire la frase, una bella frasetta, che è la prima, grazie alla quale cominciamo a giocare. Forse ti prego, hai bisogno sicuramente di venga questo. Venga qui. Anche bene, allora, se io. Abbiamo già telefonate pronte per la partenza, e credo addirittura di sì, perché il telefono squillava anche durante il VGI, io direi di partire immediatamente, visto che porti fortuna, la prima telefonata la facciamo fare a Liza. Ecco, grazie. Pronto? Pronto?
pronto? Ah, ma guarda, quando io dico pronto, rispondono sempre, o no? Mi sbaglio? Ecco, chi sei? Sono Vincenzo. Ciao Vincenzo, da dove chiami? Da Napoli. Da Napoli. Vincenzo, questa frase è nuova. Infatti. Per te e anche per me. Quindi cerchiamo di fare qualcosa insieme, di fare bella figura più che altro. Sì. Vai, lo so che sei grande, vai. Allora, non conosco il tuo pensiero. Questo nuovo dà regali. Vincenzo, sei stato molto carino, ma come figure non ci siamo perché non ne hai azzeccata manco una. Ma su quattro. Ma manco una. Una su quattro, potevamo fare uno sforzo, Vincenzo, Vabbè, grazie Vincenzo, buonanotte, continua a seguirci, possibilmente riprendi la linea così ci risentiamo. Prossima telefonata, chi è in linea? Pronto? E là, chi sei? Pronto, sono Mosè da Pagani. Scusami, puoi ripetere? Mosè da Pagani. Mosè. Anche l'altra volta. Sì, molto bene, come va la vita? Come va la vita? Tutto bene? Bene, bene. Mi fa piacere. Senti, Mosè, quindi tu ci hai seguito, sai che hai la possibilità di essere aiutato in questa trasmissione. Ah, sì, come? Signor d'aiuto. Bravo, Mosè, via! Fa aprire, no? Bravissimo, Mosè, Mosè! Ciao, signor d'aiuto. Non aprire le acque, mi raccomando, che ci allaghiamo tutti quanti, per piacere. No, senti, il gioco dei piselli non lo voglio fare più, è piaciuto l'altra volta, ma non è qualche per te, non è per il te. Quiz dei piselli, per piacere, non lo faccio. Calma, è un pensierino per Salvatore. No, mi sono impressionato, ho visto quella cosa di piselli. No, questi stanno qui, sono i miei pisellini. Ah, è tu, roba tua. I miei piselli, me li ha portati lì. Non me ne importa proprio niente, meglio, meno male. Salvatore? È là. No, non c'è quell'altro amico? Quello della volta scorsa, di martedì? L'altra amico? No, non è venuto stasera. Sandra, penso. Di chi stai parlando? Sì. Quell'altra amica. Amico. Amica, donna, femmina? No. Ricco. Sì. Ricco. Chi è l'altra? Gli ospiti sono venuti stasera, gli ospiti. Avremo ospiti eccezionali. Fantastici. Però ogni tanto ti devi bigliare l'aiuto del signor d'aiuto e dobbiamo giocare perché stasera vogliamo dare veramente molto spazio. Allora. Mi scusi, sabato posso dire una cosa? Sì. La settimana scorsa ci abbiamo trascinato una frase, non è stata completata. È vero. Non è stata completata, però noi non possiamo riproporla e vi spieghiamo anche. Infatti perché l'avevo studiata. Ah, però noi lì siamo stati abbastanza sfortunati perché pur avendo il signor d'aiuto date tre volte la risposta esatta, nessuno l'ha data, in effetti, lui l'ha data proprio. L'ha data proprio. Di Donere, qual era? Che era quella lì. Infatti l'ho studiata perché mi sono registrato la replica di domenica. Addirittura. Grazie, quasi organizzano. Salvatore, quasi organizzano. Dei gruppi di studio. L'ho fatto vedere in famiglia, in modo che infatti mio fratello l'ha capito e me l'ha detto. Quindi abbiamo dei gruppi di studio, tu hai capito niente, nel caso specifico tu avevi capito. Sì, infatti ho capito Bidone, perché poi vedendo più con calma, perché quando uno sta al telefono, vedendolo poi con un minimo di calma si riesce a studiare. Come? Con un po' di calma si riesce facilmente a studiare. Infatti era quella la frase. Mosè, adesso bisogna indovinare questa, anzi questa. Questa qua. C'è d'aiuto qui. Allora, Mosè, guarda, un aiuto. Dove sta la telecamera? È scomparsa la luce. La telecamera. Ma che avvertite? Allora. Dobbiamo fare le telecamere che ti chiamano. Non il tuo questo quiz da. Quiz. Il solito problema d'aiuto. Sì, lei dovrebbe cortesemente dare delle indicazioni, non una parola per aiutare. Salvatore, ma io quiz come lo faccio a indicare? Quiz, poi è una parola pure straniera, una straniera, come faccio a indicare una straniera? Come si fa, scusa? Va bene, ma se, allora. Quiz, quoz, quaz. Abbiamo una, quindi insomma, questo quiz è già stato dato come risposta, abbiamo tre parole da indovinare. Signor d'aiuto, mentre ci pensa, vuole prendersi una poltrona? Sì, mi do fastidio, è in piedi, per soffrire i complessi di inferiorità, è vero? Lo dica francamente. Sì, capito, l'hai capito questo? Questo è un furbacchione. È un furbacchione. Mosè! Sì, dimmi, pensavo che. Allora, data l'ora. Mi sono addormentato. Fa un bisogno e poi torna, dai, che abbiamo altre telefonate. Allora, non è questo. Il tuo? Mosè? Il tuo? Vogliamo riunire tutta la famiglia nel gruppo di studio e ci sentiamo più tardi? Magari si potrebbe fare. Dai, che dici? Sto facendo segni. Sto facendo segni, ma non capisco a chi no, fai no, segni. No, non ti preoccupare, non sto facendo segni. Non lo so, già ci sono altri che ci vengono. Allora.
Mosè? Sì, stavo dentro. Dai, facciamo entrare qualcun altro al telefono. Questa, perché ti vedo un pochino in difficoltà. Il tuo programma, questo quiz, è da? Perché mo col programma da non ti trovi più, capite? No? Da mafiosi. Andiamoci piano con le parole. Piano questa Mosè, non ho capito, proprio da Mosè. Di Mosè, Mosè. Garanzia. Per favore, cazzo, stammi guardando, Mosè. Hai scappato, come è scappato? Per questa volta spero che ci perdoni. È scappata Mosè, scappiamo pure noi. Bene, grazie, buonanotte. Ciao, simpaticissimo. Tanti saluti a tutta Cavale 21, Grazie, anche te. Presenteremo alla gala la pietra e tutti gli altri là. La prego, dottore. Tocca a me? Sì, tocca a lei. Pronto? Pronto? Pronto, chi sei? Sono Pasquale da Napoli. Pasquale da Napoli, da quale zona di Napoli? Come? Da quale zona di Napoli? Secondigliano. Ah, va bene. Dimmi un po', hai pensato... Va bene? Secondigliano va bene. No, devo spiegare una cosa, anche la volta scorsa ci fu una persona che chiamò da Secondigliano, loro mi hanno appuntato che io ho fatto un gesto così di sufficienza, una cosa. Ma non è vero, perché anche io sono di Secondigliano, quindi, e che dice, mi fa piacere che sono qui di Secondigliano. Va bene, ma come hai capito, Salvatore? Le volevo dire, non è che io sono molto preparato, mi sono buttato a telefonare, ho preso la telefonata, e così diciamo. Ci proviamo comunque. Ma comunque io non so. Pasquale, non sei neanche troppo vicino alla risposta? Non te la senti? Come? Non te la senti di provare questa risposta? No, è veramente. Non va bene. La seconda. La prima non è il tuo amore. Questo quiz. Quiz da? Da? Questo qui da Pasquale, da intenditore, da finisce intenditore. finisce in E, già possiamo dare, però non c'entra niente, finisce con l'intenditore, in l'ultima parola, l'ultima lettera è come finisce? Aiuto. Tutto il resto non funziona. Non è questo, no, purtroppo siamo lontani. Pasquale, grazie. Prego, grazie, buonanotte. Buonanotte. Un attimo solo. E abbiamo un'altra telefonata, io vorrei darvi una mano. Posso darla d'aiuto? Sospizi, dare pure la vostra mano. Dunque, la seconda parola, laddove. Citofono? Chi è? Chi è? Qualcuno? Chi è? Chi è in linea intanto? Pronto? Sì, ti sentiamo lontanissima, dicci come ti chiami. Caspita, se ciao! Per carità. Buonasera. Questo è un biglietto che mi hai detto di dare. Allora. È meglio che. Ne devo andare. Cioè, dobbiamo andare per due. La parte maschile. Sì. Sì, un attimo. Un attimo. Chi è in linea? Anna, carissima, dove chiami? Anna, da dove chiami? Sordo. Pompei. Sì. Bellissima. Allora, Anna, l'aiuto che voglio darvi, l'aiuto che voglio darvi è la seconda parola ha a che fare con che ha a che fare con il telefono o una telefonata. Qualcosa a che vedere con il telefono o con qualcosa che serve per fare telefonata. La telefonata. Va bene? E detto questo ce ne dobbiamo andare. Mi dispiace, Salvatore. Io non ho capito questo. Va bene, questa è casa mia, arriva uno e deve andare. Io abito qua, sono qua. Quante storie, dai! Perché me ne devo andare? Lo dici pure tu. Ma che ne so? Non lo so, stiamo a casa mia. Ma posso dire di silenzio? Per non ho capito. Ma ve ne andate o no? Sì, andate. Mamma mia, questo cos'è? Sembra dire, fa sempre polemiche. Pronto? Sì. Chi sei? Anna. Sempre scusa. Anna. Sì, hai ragione. Anna, guarda, adesso siamo tutte donne. Lo sappiamo e tu sei sicuramente bravissima, perciò diamo proprio uno smacco a Salvatore. Indovina, ti prendi questa radio, te la porti a casa e ti senti in musica dalla mattina alla sera. Vai! Allora, non è questo il tuo programma, questo quiz da ascoltare. Anna, guarda, mi dispiace, ma insomma, dico per favore, queste donne, vi dovete mettere con più impegno. Impegno ci vuole. Mi dispiace. Riprova. Ciao! Vai Sandra. Chiama. Pronto? Pronto, buonasera. Chi sei? Antonio. Ciao Antonio, da dove chiami? Da Friuli.
Da? Fuorigrotta. Da Fuorigrotta. Allora, vogliamo provare un attimino a dare questa risposta a questo quiz? Non risposta. Un aiuto si potrebbe avere. Un aiuto? Quindi chi devi chiamare? Niente, non possiamo proprio fare a meno del signor d'aiuto, ma come dobbiamo fare? Caro Antonio. Allora, cosa volevi, un mio aiuto? Allora, magari. Abbiamo detto prima, anzitempo, che la seconda parola è un qualcosa che serve a fare una telefonata. Serve a farla, senza quello non puoi fare la telefonata. Gettone. Ma bravo. Bravissimo. E ora cerchi di indovinare le altre. Non... La prima è già stata detta. No. No. Ma la prima la devi indovinare. Come anche la quarta. Non ho proprio idea. Non... Soddisfazione è l'ultima. Spero. Il tuo non è questo, quinta, da? No. Da? Intenditore. Intenditore. No. No, no, no. Non è proprio intenditore, capito? È uno più furbo dell'intenditore. Non ho proprio idea. Ok. Ti ringrazio. Ciao. Avete visto di me? Non potete fare a meno. Lo so. Io posso dire una cosa? Che dici? Dite. Io ho una fame. Sì. Ma una fame. Una fame? Ma proprio fame. Senti, per piacere, non parliamo di fame perché lavi di pisellini là, io per qualche... Io ho chiesto prima sempre, per esempio, prima della fine della trasmissione spariscono. Possiamo fare... No, sembra brutto. Vabbè, non c'è fa qualcuno? Niente. Vai! Allora, pronto? C'è un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Non ce n'è altro, nessun altro in linea? Pronto? Pronto, con calma, un po' di calma, che è? Chi ciao. Ciao, chi sei? Paolo, da dove chiami? Chiamo da Casalnuovo. Ah, Casalnuovo, sempre più lontano. Salvatore, vuoi Salvatore personalmente? Sei tu Salvatore? No, io non sono Salvatore. Sono il signor d'aiuto. Piano con le offese. No, voglio dire. Salvatore, voglio a te. Volevo te quegli occhiali. D'aiuto, Signor d'aiuto. Tu che hai certo. Cerco di fare il possibile per aiutare. Senti. Dimmi. Ci siamo visti domenica sera a casa di Cio, ti ricordi? E questo è grave, e questo è grave. Io ancora devo capire chi sei. Ho capito. Vabbè, comunque ti saluto. Ti saluto. Allora. Mi fa piacere che hai chiamato comunque. Ho permesso, ragazzi. Vieni, vieni. Fate spazio. Che succede? Sta parlando, sta parlando. Ciao, parlare un attimo. Antonio, come si chiama? Paolo. Paolo, scusami. No, ascoltate voi un attimo me, io non sento niente. Aspettate che alzo un po' il volume del televisore, scusami. Prego, prego, faccio un comodo. Approfitta adesso. Che spazio? Che c'è? Che devi fare? No, dovete togliere, dobbiamo allargare perché dobbiamo fare una cosa. In piedi, no, ma è finita la telefonata? No, un attimo solo, adesso finiamo la telefonata. Allora, Paolo. Aiuto, mi chiede aiuto. Ti serve aiuto? Sì. Allora, premettendo che la seconda parola è gettone, la terza parola è quiz. D'accordo, ecco. E la quarta sarebbe, capito? Che è stato? Che è la telecamera? Ma insomma, non avete finito queste telecamere? Ma non le cambiate le telecamere, d'aiuto. Mi fanno andare sul blob a me, non lo so, non ho capito. Vabbè. La prima, hai capito? Non sprecare. Sprecare il tuo gettone. Questo quiz da guarda, fa rima con gettone. Da campione. Eh? Campione. Finisce con one, va bene? Ragazzi, stiamo costruendo questa parola. Stiamo facendo la vita. Paolo. Grazie, ti saluto. Grazie per aver chiamato. Ciao. Fermi un attimo, perché abbiamo posta e ospiti. Io ho detto che avevo fame. Allarghiamoci, facciamo una bella cosa durante, perché abbiamo due amici da far entrare nella vicenda. Chi è il presidente? Mai navicella è stata più affollata. Buonasera. Perché questo vi conviene, questa vita, ragazzi. Grazie, che ti aiuto, già capito. Allora, ha visto anche il cacciatore di Pozzuoli. Ecco, allora, così abbiamo intervistato. Ci portano un biglietto e cosa c'è qui dentro? Una cosa meravigliosa. Vediamo. Indovina un po'. Meraviglioso. Prova a indovinare. Frittura all'italiana. Perché mi dite queste cose? Il mio fegato su. Ma che buono. Che spettacolo. Allora, arriva caldissima e in diretta per alleviare la fatica e
cercare di capire qualcosa a un'ammiratrice, il che vuol dire che qui ci si compra, va bene, così dovete fare, bravi, bravi. Mandate di più e noi daremo più aiuti, è certamente, vero? Certamente, come no, anzi, dunque, allora, la prima parola dopo, dopo, signor dopo. D'aiuto, sì, okay. Mentre il signor D'aiuto sì. Si cimenta in questo arduo compito, ah, io? Non io. Solo lui, tutti insieme, ah. Io direi, a sì. Grandissima richiesta, di dare la linea al Teatro Valle di Recento. Certamente, sì, Valle di Recento, vale. Perché diciamolo. Abbiamo la prima vai, vale, vale. Del nostro festival, a voi la linea. Vai, vai. Vai, dove vai? Va? Vai, vai. Vai. Saluto da Lisha Bush da Osaka e da qui a Roncoforte da New York ed eccoci a questo entusiasmante appuntamento con la buona musica. Buona musica? Buonissima, superlativa, di più, eccezionale, stralipante, di più, bestiale, sì, bestiale musica e bestiali interpreti del primo festival internazionale della videocanzone. Questa sera abbiamo il teatro gremito in maniera impressionante! Bestiale! Il pubblico ha occupato addirittura i braccioli e i lampadari in ogni ordine e grado! No, no, qui no, per favore, perlomeno stendetevi a tela. Ecco, sì, così, grazie, grazie. Questa settimana vi riproponiamo in prima battuta la canzone Regina. Ricordate Mo Song Manager? Mo Song Manager, un uomo realizzato, celebra il suo successo, una grandissima interpretazione di un nuovo talento della musica leggera, Aiotone Gioppi. Una volta sera sei invitata a Magellina, sì, io, invitata là, io, diverso io, sì, mo, io, sono diverso da me, mo sono manager, in da sufficio bel. Dunque sembra assettata, adesso sembra applicata, passo tempo e fatica così. Io sono manager, col doppio petto blu, a cravatta firmata, sigaretta appicciata, passo tempo e fatica così. Io non sto più fuori dalla barra da marina, io mo sono manager. Io, diverso io, sì, mo, io, sono diverso da me. Io sono manager, dirigo questo ufficio, tengo l'ogna curata e i capelli lavati, passo tempo e fatica così. Io sono manager, lavoro computer, che sta sempre appicciata e materia imbranata, passo tempo e fatica così. Berlusconi e Gian Agnelli, Benedetto, vado a Lucca. Ed ora, come di consueto, la linea passa a voi dello studio centrale per la votazione con il cerometro, e cercate di farla, è un ordine del patron. Va bene, non mancheremo, grazie Lisha Bus e grazie qui Roncoforte, complimenti naturalmente. Devo dire che la scorsa settimana
questa canzone, noi intanto avete ben capito, stiamo sbagliucchiando come dei pazzi, e difatti l'atmosfera un attimo più serena che stanno sbagliando tutte, meno i due che sono presenti. Certamente. Che ancora si lisciano i baffetti. E la scorsa settimana questa canzone ha avuto un successo incredibile. Strepitoso. Il cerometro, e cercate di farla, è un ordine del patron. Va bene, non mancheremo, grazie Liscia Bus e grazie qui Don Fort, complimenti naturalmente. Devo dire che la scorsa settimana questa canzone, noi intanto avete ben capito, stiamo sbagliucchiando come dei pazzi, e difatti l'atmosfera un attimo più serena che stanno sbagliando tutte, meno i due che sono presenti. Certamente. Che ancora si lisciano i baffetti. La scorsa settimana questa canzone ha avuto un successo incredibile. Strepitoso. Ha vinto 148-0, proprio un cappotto con la mano. Sì, tremendo. Dunque, adesso chiedo lumi alla regia, al nostro produttore, assistente di studio. Chiedo Ceri, sta mangiando. Nonché magnatore di crocchette. Andiamo avanti con le telefonate, però attenzione. Da questo momento in poi dovrebbe aiutare anche. Certamente, no, è normale. Che aiutiamo? Che aiutiamo? Aiutiamo adesso tutte le persone che telefonano da fuori Napoli, quindi che devono fare il prefisso per mettersi in contatto con noi. Allora, so che adesso però abbiamo già delle telefonate in parcheggio, quindi prendiamo le prime tre telefonate che ci sono. Chi sta chiamando? Napoletane. Napoletane, insomma, in generale, chi sta chiamando da fuori può iniziare. Madonna, è ovvio che ci accorgeremo di queste cose. Avanti. Prego, si accomodi. Mi dispiace, Salvatore, se resto un attimino qui. No. Domande da farsi? Scusa. Anzi, metti mostra. Grazie. Ecco, bravo. Saranno contenti probabilmente fuori. Anche i nostri amici che telefonano. Il primo, la prima è... Pronto, chi è in linea? Pronto. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Giulia. Giulia, carissima, benvenuta a Hai capito niente? Come andiamo con la frase? Hai capito niente? Non lo so, provo con l'ultima parola, il furgone. Stiamo lì. Quello, ma non vale. È un'altra parola. E beh, non ne possiamo dare più. Comunque Giulia, ti ringraziamo moltissimo. E buonanotte, noi speriamo che tu continui a restare con noi ancora, nonostante questa mancata risposta, perché abbiamo la seconda manche del festival e altre sorprese ancora per chi ci sta seguendo. Ti chiama? Ma che è questo? Ma è proprio un passeggio. Mi ricordo che la prima connessione, il primo collegamento. Avanti. Avvocato, il microfono stasera. Buonasera, avvocato. Buonasera. Sandra, buonasera. Buonasera. Io ho sempre un problema, sempre qualcosa da chiedervi ogni volta. Il bagno sono da quella parte. Quello no, ma stasera è un'altra cosa. Che è successo, avvocato? Dunque. Avvocato, prego. No, prego che si sieda. Prego, entri in campo. Avvocato, che si credeva? Mia moglie sta in riunione. Si è bruciato il fuoco. Addio cena. Siccome il problema è questo qua, mia moglie penso che segua questo programma. Un attimo, avvocato, abbiamo un problema, che l'avvocato giustamente è ospite, però gli è andato il microfono, ma bisogna capire. Un momento, l'ho trovato. Aspetta. Stanno qua, on, off, but. Posso prendere questo? Vabbè, va, frega del mio. C'è un accendino? Pronta, prova, pronta, funziona? Funziona? Sì, ci siamo. Sì, prova. Ok, adesso funziona. Fate il cambio, che comporta? Insomma, per ricapitolare, mi si è rotto il telefono. Sì. Se posso usare un attimino la televisione, si è bruciata la cena, volevo dire a mia moglie, posso un attimino dirlo in diretta? Avvocato. Che voi siete qua, noi siamo qua. Gentilmente, Carolina, si è bruciato il pollo, se puoi portare due pizze quando torni, così mangiamo qualcosa. Scusami tanto, prego, io vi lascio continuare. No, avvocato, noi la ringraziamo perché non c'è niente. Una trovata, Lei si può anche fermare volendo, vuole stare un po' con noi? 5 minuti sì, insomma, il tempo di... Il tempo di... E sperando che mia moglie appunto ritorni. Insomma, perché lei magari 5, aspetta con una telefonata tardino, qui. Tra le telefonate di tra parentesi, se qualcuno mi vede deve comunicare, io sto qui a canale 21, insomma, la navicella della trasmissione. Hai capito niente? Appunto, se vuoi parlare con l'avvocato, non preoccupatevi. Dico io, hai capito niente. Molto bene, pronto, telefonate a volontà. Hai capito niente. Via, chi è in linea adesso? Pronto? Ciao, come ti chiami? Enrico. Scommetto, Enrico, che tu vuoi parlare con Sandri, non con, con nessun altro. È vero. Diciamo di sì. Diciamo. Ma vedo che già siete in tre là. Già vedi? Vedo che già siete in tre. E che siamo in quattro, veramente. Significa che non fare queste parole strane. Comunque, Enrico, avanti, dopo questa del tipo, sei cattivissima, devi essere.
No, sono buona, lo aiuto. Pure tu? Sì, sì. Non basta d'aiuto. Mi rubi il mestiere. I premi di Cilio. Allora, raga. Allora, come ti chiami? Enrico. Enrico. Dunque, vabbè, va, prova. Non mi puoi dire il primo. Hai la prima lettera. Ha dato l'aiuto. Tu pensi se non ti aiutavo, mi toglievo la linea e non se ne parlava più. Vuoi aiuto? Evviva. Non te la posso dire io. No. Prova. Inizia con la C. No. Cosa? No. No. È un qualcosa che ha a che fare. Hai capito? L'avvocato magari sei immedesimato nel contesto e adesso non letta. Ti aiutare. L'ha letto. È qualcosa che... È qualcosa che ha a che fare, dice l'avvocato, a che fare. Com'è a che fare? Ha un... Un certo valore. Sì, la prima parola. Sì. La prima. Che ha un certo valore, un valore. Sì. Capite? Cioè, non sprecare il tuo gettone. Questo quiz da... Da signore. Da? Signore. No, era meglio furbone. Era più vicino furbone. Bene, grazie Enrico, sappiamo che... Grazie, che stai vicino comunque. No, c'era, vale solo per questa volta, mi dicono. Per il resto cerchiamo sempre prefissi. Bene, questa è muerta. Nell'attesa, chi abbiamo in linea adesso? Pronti via, come ti chiami? Sentiamo una regina, che c'è un attimo che adesso arriva la telefonata. Chi chissà è? Se arriva qualche telefonata da Ponza. D'aiuto ogni tanto a queste ispirazioni, anche alcuni anni fa. Lei sì, era sì. Famoso per delle telefonate da Terracina. Terracina, si ricorda, caro lei. Caro lei ancora oggi, andando a Terracina, ne prenderebbe tante di offerte, lo so. Di inviti. Chi è in linea, pronti? Lo so che ci sono telefonate, c'è soltanto un attimo Ponza, di qui qua per mandarle Ponza. In onda. Qualcuno da Ponza, non ci vede qualcuno da Ponza, ma ha inventato la televisione. Là. Allora, abbiamo qualcuno sì, in linea? Il problema è questo, che abbiamo avvisato che c'erano queste telefonate solo da fuori, però ovviamente ci sono invece degli altri amici che già si erano prenotati e che invece non hanno utilizzato il prefisso e di conseguenza non liberano la linea. Noi invece vorremmo veramente lasciare, vorremmo veramente lasciare uno spazio a chi ci chiama da fuori e oltretutto in questo modo abbiamo anche il tempo per ringraziare di nuovo il nostro sponsor che ci permette di offrire questa settimana come premio il radioregistratore a cassette, e cioè Ciro Emilio. Ci seguono da Napoli, adesso la possibilità a chi è un pochino più lontano di prendere la linea. Stiamo aspettando le telefonate di chi deve utilizzare il prefisso per partecipare al nostro gioco, quindi per intervenire ufficialmente per la prima volta a Hai Capito Niente. E per però questo bisogna dire che anche le volte scorse da Campobasso ci arrivavano telefonate. Sì, però con grande difficoltà. In linea abbiamo adesso. Pronto? Da dove ci telefono? Buonasera, telefono da Luigi di Salerno, Monte di Cerale, Alto Fletto. Va bene, va bene, allora, fantastico. Come ti chiami? Francesco. Francesco carissimo. Bene, Francesco. Forza Francesco, Un po' d'aiuto? Un po' d'aiuto? La prima parola ha un valore, però non gettare. Non? Gettare. Parlavo di valore, non di valore. Non gettare il gettone questo quiz da? Spionare. Da? Scusa. Come finiva, voglio sentire prima, le ultime parole dell'ultima parola, come finiva? Colone. Une. La rima con gettone. Rima con gettone. Avvocato. Ti dice comune, fa la rima con gettone. Pizione. Chi? Pizione. No, dico no, anche se non ho capito. No, io non ho capito. Però non c'entra con questa cosa, no, si capisce quella... che non è quello. Grazie, alla prossima. Grazie okay. Francesco, ciao, grazie per aver telefonato. Speriamo di risentirti prestissimo, prego. Pronto? Perché non risponde mai nessuno? Ha telefonasse mia moglie, forse. Pronto? Niente. Ce l'hanno con me. Sento proprio qua, dice, niente, mannaggia. Che la cosa mi sembra piuttosto strana, Vediamo, li provo io? Vabbè, vai, riprovo. Sono fortunato? Chi è? Pronti? Pronti? Vedi che sono pronti? Pronti. Sì, ma è io... strano perché poi soltanto c'è un maschietto. Dove vabbè, però adesso continuo io, dai. Pronto? Pronto. Chi sei? Walter da Salerno. Walter da Salerno. Salerno? Allora, Walter. Ragazzi, da Salerno ci senza chiamano... il signor d'aiuto, vogliamo cercare di trovare la soluzione di questo quiz? Aia. Allora... Non sprecare il tuo gettone. Oh, me. Questo quiz da... Da? Da? Oh, no. Mannaggia. Da? Salerno, una città marinara. Da? Marinara. Finisce con une? Il mare. Inizia con... M.
con l'acqua. Furbone, già me l'hanno detto. Furbone, avete inizia con furbone. F. Questa inizia con M. 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 Come... come M. Quello che, come quello che bagna Salerno. Uno, due, tre, tanto la prima era sbagliata, sarà per la prossima. Ciao, grazie. Ciao. Ci topano. Chi è alla porta? Chi è là? È stata, data tu. Non ne approfitto per uscire, mi scusi. Saluto, buonasera signorina. Avvocato, che fa? Eh no, è ben salvato, può essere che mia moglie sta arrivando. Ma adesso un altro po', vi ringrazio, la prossima volta. Ma lei quando viene? Quando viene? Cioè, noi fa piacere. A me io ne approfitto, come spezzo, porta pizzette, crocchè, noi siamo ben veduti. Senz'altro, lo so. Buonasera, buonasera. Ah, prego, prego, no, io sono cavaliere. Dire... Questo dice... Che significa? Che io non sono cavaliere, non ho capito. La vada via. Questo è per me. Che vuol dire? Che? Sì, 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 no. Prima vorrei tentare ancora una telefonata, se ne abbiamo, e credo di sì, in interurbano non le farei aspettare. Chi abbiamo in linea? Pronto? Chi sei? Da dove chiami? Per chi hai chiamato? Da quale provincia ci chiami? Che ci lasci qui come tre allocchi nel caso specifico, quattro, anzi uno solo perché inquadrano solo me, vi prego allargate così ci contiamo. Quattro allocchi. Così la figuraccia la facciamo in quattro? Niente, purtroppo ci sono gli amici di Napoli che tengono occupate la linea per cui non riusciamo a... Che facciamo? Noi insistiamo con questa cosa, almeno per qualche altro minuto. Quindi vi prego. Però abbiamo una cosa, egregio dottor d'aiuto, sì, che... in qualche modo la riguarda. Uè. Ma no. In qualche modo. Uè, Salvatore, non mi fa scherzo, guarda. No, che no, finisce, no, va, no, non è sera, proprio uno scherzo. Per le nostre giovani qui, amiche, sì, che sono cose che non si ricordano neanche, perché purtroppo. È vero o no? E che sono le guerre puniche stai parlando? Più o meno, più o meno. Ma come più o meno? Più o meno. Dottor D'aiuto, è passato qualche mese. Beh, certamente. Qualche mese è passato. Ma da che cosa, Salvatore? Da quando il dottor D'aiuto? Celandosi in altre vesti, vendeva in televisione. No, Salvatore, questo non me la dovevi fare. Te l'ho fatta. Salvatore, non me la dovevi fare. Te l'ho fatta in società, Salvatore, con Giacomini. Non me la dovevi fare. Gentilissime amiche, a voi tutti la più cordiale buonasera. Benvenute a questa favolosa offerta della ditta SS Cima, che vuol dire scotto, cai ma brucia. Infatti siamo qui nuovamente per presentarvi questa favolosa batteria che è composta da 3545 pentole che purtroppo non abbiamo potuto portare qui tutte insieme per farvele vedere, che purtroppo il bancone è troppo piccolo. Quindi passo subito alla presentazione di questa batteria favolosa, in offerta veramente eccezionale, carissime amiche, e quindi passo immediatamente a dirvi che questa batteria è composta da alcune pentole fatte con questo speciale materiale, e sono delle batterie spompate con manici atermici, come potete vedere. Infatti queste hanno un fondo sfondato assolutamente nuovo, una innovazione veramente eccezionale. Comunque passo ora a presentarvi le altre pentole, che sono queste qua in questo tipo abbastanza simpatico, con un solo manico sempre atermico che brucia naturalmente. E batto in quest'altra pentola è un po' più piccola per altri tipi di cucina, altri tipi di pranzi. Questa piccola pentolina serve per la pappa per i bambini. Abbiamo pensato a tutto noi della nostra ditta, che tuteliamo innanzitutto i diritti del consumatore. Questa batteria ha questa particolarità, che può essere messa così, così una sull'altra, per essere cucinata in maniera semplice, in maniera funzionale, con una sola fiamma. Oppure si può mettere anche in un'altra maniera, come vi faccio vedere in questo momento, questo qua e questa qua, così in parecchi modi si possono mettere questa favolosa batteria, che ha veramente qualcosa di eccezionale, è veramente una cosa unica al mondo. E vi passo naturalmente non dimenticate mai di mettere il coperchio sopra alla batteria, all'ultima pentola della torre che starete per fare con le 3455 pentole, figuriamoci. Comunque vi invito subito, quindi, carissime amiche, a telefonare al seguente numero in sovraimpressione, che vi potete prenotare immediatamente per l'acquisto di questa bellissima batteria della ditta SS Cima, scuoto magari una brucia, che tutela i diritti del consumatore. Naturalmente avrete una sorpresa per chi prenota subito questa batteria: abbiamo un orologio favoloso, veramente favoloso, di oro zucchino, che vi viene offerto alla
alla piccola cifra di 15.000 lire un orologio di oro zucchino del valore di 215 milioni, carissime amiche, quindi vi invito a prenotare, a telefonare al nostro numero per prenotarvi questa favolosa offerta eccezionale. Oltre a questa offerta, questa sorpresa, c'è un'altra sorpresa. Infatti questa bellissima coda vera è stata strappata alcuni minuti fa da un vero animale. Anche questa sarà vostra se voi telefonate al nostro numero per prenotarvi questa favolosa batteria. Quindi vi rinnovo un'altra volta l'invito per telefonare, perché noi tuteliamo i diritti e rovesci, i diritti del consumatore. Arrivederci a tutti e mi raccomando, telefonate, altrimenti io non guadagno niente. Oh, dunque, vi prego, telefonate. Questa me la paghi, Salvatore, guarda. E vabbè, perché? Andare, complimenti, anzi, ce la facciamo noi per l'applauso per la vendita. L'applauso, e applauso anche al Prodi Ottieri che tentava disperatamente di ammazzare. Sì, ma erano tempi duri quelli. Questi non troppo. No, questi erano tempi duri. Va un po' meglio. Bene, allora, io credo che molti, anzi, a proposito, questo mi dà la possibilità di salutare Franco, che insisteva al telefono per parlare, ci segue e non riesce a prendere la linea dai tempi di Pigiama in Blu, figurati un po'. 10 anni che sta al telefono. Franco, grazie. Un miliardo di bolletta. E anche devo salutare, voglio salutare Amalia, vai a dormire, per cortesia, che domani devi svegliare presto. Posso salutare anch'io? Vai a provare. Cioè, siamo in vendita. Allora, io devo salutare assolutamente una persona. Guardala negli occhi. Ciao. Sì. Una persona che è venuta addirittura dalla Calabria. Perché ha detto: posso venire per favore a vedere questo programma? Voglio vedere Salvatore, E ho detto: vieni. E questa persona si chiama Zia Piera. E devi sapere che Zia Piera fa delle torte. Ma delle torte! Mi ha detto che la prossima volta. Vieni in trasmissione con la torta. Porta una torta. Zia Piera. Zia Piera. Noi ti attendiamo con ansia. Non per la torta. No. Non per la torta, ma per la torta. Di conoscerti, facciamo vabbè, io faccio un'altra prova. Pronto? Brava. Chi sei? Buonasera. Ciao. Buonasera. Come ti chiami? Sono Maria da Napoli. Ciao Maria. Allora, vabbè. Allora, prova qui, un po'. Provo. Allora, vai. Non sprecare il tuo gettone, questo quiz da Marchione. Ha indovinato l'ultima. Sbagliato la prima, peccato. Posso dare un piccolo aiuto anch'io? Non adesso. Forse questi vogliono fare i mestieri, non ho capito. Ma c'è d'aiuto qua, aiutami. Mi vogliono far fare la cattiva, per forza. Hanno detto che non posso aiutare. Guarda, forse... Dai, non ho mai vinto niente. Lo so, non è colpa mia. Vediamo un attimo se lo guadagna questo aiuto. Un attimo, vediamo un attimino. Sì, dici. Chi offre il regalo questa sera? Chi lo offre? Lo sai? No? Niente aiuto, così impari. Di Danilio. Brava, allora va. Allora brava. Solamente l'aiuto. Quale aiuto? Di chi? Da tu l'aiuto, aiuto. In modo devo dare io l'aiuto. Certo, Perché non lo da lei, la signorina, prego, si faccia avanti, fatti dire l'aiuto. È un po' scorretta sta sovera, insomma, visto che sei guardate un po'. No, io posso dire una cosa. Allora, voi per indovinare la prima parola dovete pensare al festival. Non so, il teatro. Non ho capito. Insomma. Siccome sono lontano dal televisore, allora non. Allora adesso te lo dico. Pronto? Devi pensare al festival. Il festival. La pubblicità del festival. Il festival che mandiamo in onda. Hai sentito? Vuoi provare? Dai. Ma facciamo riprovare. Allora, dove si fa il festival? Allora, no buttare. No. Ciao, è meglio. Allora, forse non capito. Allora, chi è in linea adesso? Pronti? Chi sei? Sono Mario. È giusto. Risposta esatta, è vero, sei Mario. Hai vinto. Sì, hai vinto. Allora me ne vado. Vabbè, ciao, bravo, auguri. Che hai vinto? Che hai vinto? Me lo devi dire tu che cosa ho vinto. Guarda, l'importante è vincere. Non partecipare. L'importante è partecipare, comunque siete simpatici. Proviamo. La filosofia dello sport, dello spettacolo. Allora, caro Mario, prima di tutto da dove ci telefoni? Da Napoli. È la prima volta che ci segui? Sì. Bene, ci fa piacere.
facci seguire anche da altri amici. Ci sento 3, 4, 5, 5, 6. Comunque siamo dalla provincia di Napoli, non proprio da Napoli. Vabbè. Siamo nella zona. Vabbè. Senti, mi dai un piccolo aiuto? E non possiamo dartelo più, perché ne abbiamo dati talmente tanti che c'è solo una parola da indovinare. L'abbiamo vinto noi il premio, praticamente. E potrebbe essere allora non gettare il tuo gettone, boh. No, purtroppo no. Ciao, grazie Mario. Ciao. Scusi un attimo soltanto regia, scusate tutti. Funziona sto microfono? Non funziona. Allora ti posso dare un suggerimento, dai, va a vedere perché non funziona, se no tutta serata qua ci fai soffrire. Funziona il microfono. Chi è in linea? Funziona. Pronto? Sei tu che non funziona. Pronto? Chi è? Pronto? Chi è là? Buonasera, sono Maria. Maria carissima, da dove telefoni? Da Napoli. Hai allora ti prego aiutami, non ho mai vinto niente. Ma io vorrei capire chi vince ai quiz, qua nessuno vince niente, ognuno del telefono dice io non ho mai vinto niente. Allora Maria tu hai... Non posso parlare perché una volta ho vinto però non me l'hanno dato. Però non posso parlare, un'altra per serietà, un'altra. Chi non te l'ha dato? Chi non te... Noi no. Un'altra emittente. Ah, perché qui modestamente poco. Ma diamo tutto. Molto male. Vabbè, noi te lo daremo il primo, ma te lo devi guadagnare. Ma tutto quello che avevo pensato già l'hanno detto, perciò aiutami. Beh, la prima parola, tu segui il nostro festival? Senti, ti devo dire la verità, non dico mai bugie, io questa è la seconda volta che vi seguo perché non lo sapevo che facevate questo programma. Ti ho detto la verità, però la settimana scorsa vi ho seguiti e vi ho seguiti anche stasera. Che facciamo? È colpa tua, Salvatore, non l'hai detto che si doveva seguire questo programma. È colpa tua. Io te lo dico. Che facciamo? Faccio in famiglia. E non, allora, seguite questo programma. La sera non la vedo la TV, però la settimana scorsa vi ho visto e stasera vi ho aspettato con ansia. Allora, scusa, se hai visto la settimana scorsa questa trasmissione, hai visto sicuramente anche il festival. Sì, sempre quello che ha cantato prima. Ecco, allora prendi il suggerimento di Lisa. Lisa? Sì. Aiuta la signora. E ti ho dato d'aiuto, attenzione. Il ritorno di d'aiuto. Ascolta tu bene Lisa. Sì. Devi pensare, allora, innanzitutto a quello che ha detto prima l'avvocato. Che insomma ha detto una cosina, ha fatto un gesto molto così. E poi devi pensare al festival, il teatro. Come si chiama? Non mi posso poi sbilanciare troppo, altrimenti qui cominciano. Come si chiama il teatro? Buttati, vai! Si chiama il teatro! Come si chiama il teatro? Come si chiama il teatro? Basta, non posso dire più niente. No, potresti dire la parola. Come si chiama? Vai la risposta, ti prego, concentri. Guarda la frase. La vedi la frase sul televisore? Sì. Bene, allora devi mettere una parola su quei puntini. Piccolina. So. Qual è la parola? Corrisponde ai puntini. Barnone, il nome del teatro, ma non mi sono... Sì, vabbè, ma ci deve entrare lì dentro, deve dare un senso alla frase, non uno. Si confonde col Parioli. Mangiare il tuo gettone, una cosa. No, no, purtroppo non è così. Allora, un'altra telefonata e poi il festival. Ce l'abbiamo in linea, sennò quello giustamente il signore che è in linea, che sta in linea da due ore, poi prendi il telefono, viene qua. Il testo a chi lo dice? A me, Salvatore, che stai là, che fai abbiamo il festival. Io mi assumo le mie responsabilità, ma non posso andare oltre il ciaccamento. Certo. Chi è in linea? Non c'è nessuno in linea. Pronto? Ah no, c'è. Come ti chiami? Alejandro. Ah, capito, Alejandro, della telenovela Manuel. Allora, segui. Io seguo tutto. Faccina, mattina sera. Adriano, abbiamo capito. Adriano. Comunque voglio dare solo i complimenti per la trasmissione. E non vuoi dare la risposta? No, voglio dare la risposta. Ah, no, allora vuoi dare i complimenti per la trasmissione e la risposta? Voglio fare i complimenti, siete bravissimi. Specialmente quel signore di Cogliacciale, ha una bella cravatta. È grande, guarda. Grazie. La tua camicia non è che mi... Le persone intelligenti, visto? Le persone intelligenti. Sai perché sta facendo tutta sta storia? Perché spero che tu gli dia proprio la risposta. E gliel'ho data prima la risposta. E non l'ha sentita. Ecco, una tre volte gliel'ho data. Allora, qual è la risposta? Alejandro, non buttare il tuo gettone, questo quiz da Matteo. No, è la risposta esatta, ci dispiace adesso. Complimenti, arrivederci, un saluto circolare alla pancia d'ascolto. E un abbraccio alle ragazze. Grazie, ciao. Buonanotte. Allora, noi ci fermiamo, andiamo avanti con il secondo collegamento con il teatro. Sì.
con il teatro. Con il teatro del Bestival? Con il teatro del Bestival, il teatro del Bestival. E guardate per sta sigla. E ci sentiamo subito dopo. Attenzione, perché ne ascolteremo delle belle. Avete i tappi per le orecchie? Perché, scusa? Perché? Ma sei proprio cattivo. No, perché? Perché scende? Perché, scusa? Perché mo attaccano a cantare questo? Seconda parte del primo festival della videocanzone. E apriamo con un telegramma. Viene dall'ente protezione animali e dice: entusiasti vostra scoperta, stop. Chiediamo affidamento a Iottone Gioppi. Saluti e baci. E qui ci vuole un applauso. Grazie, grazie da parte di Iottone Gioppi. Oh, sono proprio queste iniziative che ci spingono a continuare sulla nostra strada intrapresa. E dopo questo splendido augurio sottolineato dal flagoloso applauso, passiamo alla videocanzone sfidante. Io sono mutuata, una coppia scoppia, e sono dolori mutuabili. Canta Duo Tris Das. Una ricetta convenzionata, a voi ha già preparata, perché quella che tenete in tuo cuore vada passare. Su sciroppo danno ospitale, che sta purga la vita piglia, troppe passe, tre o quattro pastiglie, va vita su mano. Dottore, dottori son mutuata, tutte che sti cure le dovrò pagare. Dottore, dottore medicale, ma così mi sicura che mi scorda Pasquale. Ogni volta che penso sto male, il cuore sbatte, la pressione mi sale, quello gioca e se legge il giornale senza me. Quando vega insieme cunata, parti in quarta per fare una scenata, ma vicino guardi in tall'occhio imbalsamata. Signora, amica dissennata, che sta cura è grande, ma ne tenga nata. Amica, amica fortunata, perché non viene a cena e poi da passare nottata. A voi studio centrale per la votazione con il cerometro e tanti saluti da qui e da lì. Ciao. Ma scappano tu, un attimo che mi metto a favore di Robocop. Vieni qua Robocop. Chi era in linea? Pronto, ecco, sono sempre qua. Chi sei? Sono Teresa. Teresa. Siamo da Napoli. Nient'altro? No, no, un momento solo, che c'è Robocop, sì? Che sicuramente ti vuole salutare. Ti piacciono le tagliatelle, Teresa? Lo senti? Così. Non si sente Robocop. Veramente è abbastanza brutto, però. E quello è Robocop, più cuoppo di questo non lo so. Ti ringrazio. Ecco. A questo i bambini stanno ancora svegli. Ecco, allora, Robo. Sì. Teresa, mi senti? Adesso va meglio. Eh? Lo senti? Sì, lo sento, ma è brutto lo stesso. Vai. Ti piacciono le tagliatelle, Teresa? No. Ti piacciono i peggiolanotti. Le penne ti piacciono? No. Gli spaghetti? No.
Non ti piace niente? Pronto? No. Robocop. Sono qui. Ti ha fatto Robocop, ha dato una risposta, tu non puoi più continuare adesso, capito? Sì, adesso perché? Sì, una cosa, ma lei ti ha dato una risposta che ormai tu non puoi più insistere. Mi ha rovinato la scaletta. Ti ha rovinato la serata. Se l'ha preparata tutta una cosa carina, te. Vabbè, Robocop. Ma che si nasconde sotto questa... No, nessuno. Questa è in dotazione alla navicella. Tu sai che io ho avuto la fortuna di fittare questa navicella spaziale russa in disarmo, Equocanone. Sì, sì. E sotto, qui in Cambusa praticamente, è spuntato fuori sta ammasso di ferraglia che è lubrificato, però ha ripreso a funzionare. Ha imparato l'italiano in pochissimo tempo. È vero o no? Anche l'inglese. Vabbè, adesso la voce si è sentita bella, insomma. No, e poi... Comincia un po' a migliorare. È vero o no? Quasi mi piace. Che è successo, Robocop? Ti ringrazio. Fatti un po' di... Fai vedere che sei contento. È spontaneo anche nelle sue espressioni. È allegro, è contento. Non ti spaccare, Robocop, resiste ancora. Guarda, Sono di pietra. Fermati là. No, non nominare il nome. Questo già. Ma parte anche un cuore? No, non credo. Cuore metallico. Cuore metallico. Ma c'è. Già è una cosa che probabilmente ha meno problemi. Allora, Teresa, vogliamo tentare di vincere il nostro... E che sei rimasto solo, quindi solo tu mi puoi aiutare un poco. Ma tu non devi pronunciare questa parola, meno male, no, non ci sta. Non si pronuncia. Allora, dunque, sì, la frase non compare, io non e la frase niente. Adesso compare, un secondo. Ah, ecco. Un minimo di pazienza. E no, cribbio? Sì. Qui è troppo cuore. Non pretendi? Sì. Che mi tieni giù dal letto? Caspita. Praticamente manca soltanto una parola alla soluzione di questa frase, grazie a Teresa, o sbaglio?